Salute fisica e spirituale a tutti e ben ritrovati a questo nostro ennesimo appuntamento con la meditazione della parola di Dio, che quest'oggi ha il titolo Incontro con l'autore, ma magari mi sono chiesto se in alternativa si potrebbe intitolarlo Dare forma alla parola oppure ancora oltre la parola. I versi di riferimento sono quelli contenuti in due distinte epistole dell'Apostolo Giovanni, la seconda e la terza, che constano ognuna di un unico capitolo. Per quanto riguarda la seconda epistola, leggerò quindi il verso 12, il quale testualmente riporta: Avrei molte altre cose da scrivervi, ma non ho voluto farlo con carta e inchiostro, perché spero di venire da voi e di parlarvi a voce, affinché la nostra gioia sia completa. Il secondo versetto è nella terza epistola dello stesso Apostolo Giovanni, versi 13 e 14. Avrei molte cose da scriverti, ma non voglio farlo con inchiostro e penna, poiché spero di vederti presto e allora parleremo a voce. Apparentemente sembrano due versetti fotocopia. In realtà, a una più attenta lettura, andiamo a notare che la prima ha un indirizzo comunitario, rivolto cioè a un gruppo di persone, magari potremmo dire a una cellula, a una famiglia. Insomma, a più di un credente, i quali evidentemente si riunivano assieme. La seconda invece ha un tono più diretto, più personale e riguarda un unico soggetto, un unico individuo. Ed è quello che pertiene alla nostra sfera di credenti, da una parte una fede che si esplicita a livello comunitario, con credenti, i quali sono impegnati in un cammino e, secondo un calendario fissato, si incontrano, assieme la domenica, ma anche, settimanalmente, una o due volte per incontri di studio, di preghiera e quant'altro, e c'è la nostra dimensione privata, personale, nella quale magari ci chiudiamo nella nostra camera di preghiera e lì abbiamo un rapporto più intimo e diretto con l'autore, non di una singola lettera, non di un singolo Vangelo, ma con l'ispiratore di tutti questi scritti contenuti nel Nuovo come nell'Antico Testamento, perché ovviamente bisogna ricordarlo che così come è scritto, ogni scrittura è ispirata e quindi l'autore ultimo, ma bisognerebbe magari dire l'autore primo, è il Signore stesso attraverso lo Spirito Santo. E questo già ci porta a considerare che fin dagli inizi della storia della creazione non c'è un'unica persona. Abbiamo in azione Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo in un interagire tra di loro, sottolineato da quel facciamo l'uomo a nostra
immagine. Vale a dire che anche nella Trinità, sebbene questa parola non sia espressamente riportata nella Bibbia, ma noi sappiamo di cosa parliamo, c'è un interagire, c'è una comunione, c'è una reciprocità, la quale dovrebbe altresì caratterizzare la nostra esperienza familiare, la nostra esperienza comunitaria e ogni qualvolta ci incontriamo assieme, perché appunto è altresì riportato che laddove due o più persone sono riunite insieme nel nome del Signore, egli è presente assieme a loro. Quindi non soltanto una dimensione letterale della parola, ma potremmo dire anche corporea, fisica. Ecco perché dicevo prima, dare forma alla parola, o se meglio si preferisce, dare corpo alla parola, nel senso di incarnarla, nel senso di essere espressione di questa nostra fede che si perpetua ogni giorno e si dovrebbe rinnovare ogni giorno alla luce della parola di Dio, ma non solo, perché qui sembra proprio che l'Apostolo Giovanni stia invitando i suoi lettori ad andare oltre il mero scritto, ciò che è riportato nero su bianco. Avrei molte cose da scriverti ancora. Cioè, a dire, è importante sicuramente la dimensione di ciò che è scritto, di ciò che viene letto nelle chiese e predicato, ma è altresì fondamentale il fatto che poi ci si possa incontrare, vedere. E vedere non significa necessariamente in un luogo fisico, ma anche in una dimensione come questa. Ricordo che quando abbiamo, per l'interessamento del pastore Vincenzo Pace, avuto tutta quella serie di incontri sul culto in presenza o a distanza, sulla edificazione all'interno delle mura di una chiesa, piuttosto che con uno strumento come questo, fu più volte sottolineato che non si tratta semplicemente di un incontrarsi fisicamente, ma si tratta di un relazionarsi a livello spirituale, e questo non ha niente a che fare con la distanza. Altrimenti dovremmo dire che l'Iddio che ci è vicino, ma è al tempo stesso distante, perché ha una capacità di relazionarsi a ognuno allo stesso tempo, è qualcosa che non corrisponde pienamente a quelli che sono invece il nostro bisogno di spiritualità, di qualcosa che appunto, essendo Dio spirito, lo possiamo poi vivere in un contesto di vicinanza con quelli che sono gli altri credenti. E qui viene espressamente messa per iscritto, questo sì, la necessità, direi quasi l'esigenza, il bisogno fisico da parte dell'autore di incontrarsi con i propri lettori, di vederli e di vederli al più presto. Infatti è scritto: non voglio rapportarmi a voi con carta e inchiostro, ma spero di venire da voi e di parlarvi
voce, la parola sia ancora, ma anche la necessità di un contatto più stretto, più ravvicinato e diretto. E questo perché tante volte si deve considerare che il fatto di ritrovarsi assieme sotto un unico tetto, che può essere quello domestico come quello di una chiesa, non sempre poi porta ad avere questo rapporto confidenziale, intimo, con, non dico con tutti, perché è molto difficile da realizzare, ma almeno con qualcuno. Tante realtà ecclesiali mostrano un attivismo, mostrano un modo di esecuzione, di svolgimento delle proprie riunioni anche accattivante, fatto di musica, di danza, magari pure di testimonianza, però poi ti accorgi che alla fine è tutto circoscritto a quel momento lì, nella maggior parte dei casi almeno. Difficilmente si realizza un prosieguo nel mantenere le relazioni una volta stabilite. Ed è questo mantenimento delle relazioni, il continuare a vedersi, a incontrarsi anche al di fuori dell'ambito ecclesiale, che cementa la nostra unione, che la fortifica. Il più delle volte invece si assiste a a una stretta di mano dove non c'è neppure il contatto con gli occhi, laddove invece la parola si dice espressamente di salutarci con un santo bacio. E non c'è questo contatto visivo a fronte del fatto che è scritto che i nostri occhi, se non sbaglio nei salmi, devono guardare in faccia il nostro interlocutore. Insomma, si assiste a tutta una serie di pratiche, le quali, pur nella loro bontà, però sono il più delle volte stantie, ripetitive, che non portano a un più alto livello e grado di unione, di sensibilità di uni verso gli altri. L'Apostolo Giovanni, invece, il quale viene definito l'Apostolo dell'amore, qui si presenta invece nelle vesti dell'Apostolo della gioia. A fronte di un San Paolo, il quale scrivendo a Timoteo gli dice espressamente il fine di questo incarico, lo scopo di questo tuo compito è l'amore, qui invece Giovanni, che viene appunto ritenuto colui che in fatto di amore era più, potremmo dire, sensibile, vicino al cuore di Gesù e tante volte riposava sul seno di Gesù, sul petto di Gesù, ci parla invece di avere gioia, di ricercare la gioia, il che non significa che l'amore vada escluso, al contrario, è proprio la pienezza dell'amore che ci porta altresì ad avere gioia. Ma questa gioia è frutto anche di un contatto, dicevamo prima, attraverso un santo bacio, dice la parola, attraverso un abbraccio, attraverso il sorridere all'altro, attraverso il solidarizzare se c'è una situazione che si percepisce di difficoltà. Insomma, potremmo dire che
la completezza dell'amore sia proprio la gioia da ricercare non soltanto, come dire, nella partecipazione a un evento, ma nella vicinanza proprio fisica, nello stare seduti sì gli uni accanto agli altri, ma poi magari non trattarsi come due sconosciuti se non si è della stessa famiglia. E queste sono cose che magari possono essere molto aleatorie, molto senza importanza, per così dire. In realtà, il fatto di poterci poi intrattenere a parlare con chi abbiamo avuto seduto per 2 ore di riunioni, il fatto di andare oltre il mero e semplice pace di saluto che si usa nelle chiese evangeliche, ma anche nella Chiesa Cattolica, ad esempio, dove appunto nel mezzo della messa viene proprio detto dal sacerdote di scambiarsi un segno di pace. Noi ce lo scambiamo alla fine, ma ciò non toglie che potremmo salutare accuratamente anche all'inizio di una riunione, che nel mezzo di essa, magari sentendo un fratello pregare in una maniera accorata, o magari semplicemente singhiozzare, talora proprio piangere in maniera udibile, che si possa appoggiare la mano sulla spalla, confortare. E ancora vivere una relazione poi dove magari senza voler essere invadenti si può molto delicatamente chiedere se c'è qualcosa che si può fare, se c'è bisogno non solo di preghiera, e tutti ne abbiamo bisogno, ma anche qualcos'altro a parte appunto l'intercedere il Signore perché la situazione di chi stiamo conoscendo possa essere in qualche modo risollevata. C'è dunque un andare oltre la parola, come dicevo all'inizio, è un dare, è un voler dare corpo alla parola, nel senso che non sto qua soltanto perché devo ricevere qualcosa da parte del pastore, dell'incaricato alla predicazione, ma posso poi io stesso trasmettere qualcosa a chi mi è vicino oppure ricevere qualcosa da chi mi è accanto. È ciò che ci porta a passare da una semplice funzione religiosa a un dare corpo e sostanza alla comunità. Oggi va molto di moda la telemedicina, che è capace di far sentire al nostro medico, chi per esso in una struttura sanitaria, il battito del nostro cuore, la nostra pressione arteriosa, di far sentire quella che è l'indice glicemico o quant'altro, ma tutto questo non serve a poter intervenire in quei casi in cui ci sono ferite, in cui c'è perdita di sangue, e tante volte il nostro cuore è ferito, è sanguinante, e allora non serve la telemedicina. Serve il fatto che qualcuno ti sia realmente accanto, vicino, ti faccia percepire la propria vicinanza fisica e che non rimanga soprattutto poi un fatto occasionale, perché poi lì per lì siamo anche magari bravi a prendere in considerazione lo stato d'animo di chi ci è vicino, che vediamo ha necessità di un sostegno, ma ci sarebbe bisogno anche di continuità in quella azione, certamente
apprezzabile che abbiamo potuto compiere o che è stata compiuta nei nostri confronti. L'Apostolo Giovanni proprio reclama, sembrerebbe, questo desiderio di contatto fisico, di ulteriore vicinanza. Il tutto ovviamente in un ambito che è sì conforme alla parola, ma sembra andare oltre. Sembra voler dire qui l'Apostolo c'è qualcosa in più che possiamo fare e che possiamo essere. Non voglio semplicemente scriverti, non voglio che tu semplicemente mi legga, è come se lo Spirito mi stesse dicendo, voglio che parliamo a voce, che ci incontriamo nella tua camera di preghiera, come in chiesa o come a distanza possiamo fare udendo l'uno la voce dell'altro e vederci, interagire e pregare, sostenerci. E anche questo è un modo di stare in contatto spirituale, in un certo senso anche fisico, perché se sto percependo la tua voce è qualcosa che ha a che fare con i miei sensi. Se alla voce, oggi le moderne tecnologie ci danno anche questa opportunità di aggiungere lo sguardo, di guardarci negli occhi, sebbene chi da un capo d'Italia, chi dall'altra, c'è qualcosa che arricchisce la mia spiritualità, la mia fede e che mi dà il desiderio appunto di continuare, sapendo che quelle che possono essere le mie difficoltà sono le stesse difficoltà di altri, altrove. Non che queste cose non le sappiamo, ma se ce le diciamo, appunto è qualcosa che va oltre il mero scritto, ciò che è riportato con inchiostro della carta, perché lo scopo ultimo della parola è proprio quello di farci realizzare una comunione con lo Spirito, con il Signore, con Dio da una parte, ma al tempo stesso con chi ci sta accanto. Se noi riducessimo la nostra spiritualità soltanto al fatto che Dio che ci parla e noi dobbiamo ascoltarlo, per Dio non sarebbe pienamente gratificante come quando noi possiamo lodarlo e ringraziarlo per quella che è la sua presenza in noi, l'opera compiuta e che sta ancora compiendo. Nel Salmo 8 è scritto che dalla bocca dei lattanti tu hai tratto una forza, dalla lode dei lattanti hai tratto potenza, il che significa che Dio gradisce la nostra vicinanza fisica, non solo l'obbedienza, non solo la lettura della parola, ma anche questo contatto diretto e personale. E per la natura che egli ha messo in noi, ciascuno di noi desidera questo contatto, desidera essere apprezzato quando c'è motivo di essere apprezzati, desidera di essere richiamato quando invece c'è necessità di essere riportati all'ordine, perché anche questo è amore, anche questo è espressione di solidarietà, di un senso di appartenenza, come si sentiva l'Apostolo Giovanni in qualche modo appartenere a queste persone a cui egli indirizza le sue lettere e desidera incontrarle a tu per tu, faccia a faccia, senza infingimenti, senza ipocrisia, ma dando fondo a quello che è il
il bisogno del nostro essere, che non è fatto di una sola dimensione spirituale, ma è principalmente fisica. E qui poi alla fine conclude dicendo di salutare gli amici a uno. Lo facciamo quando ci incontriamo, lo facciamo a distanza, ma sembra tante volte di non percepire quel senso di fratellanza che diciamo di avere se non diamo corpo alla parola fratello, alla parola sorella, essa al pari di tante altre, al pari di pace, al pari di Dio ti benedica e quant'altro fa parte del nostro lessico spirituale, diventano e permangono parole vuote. Qui l'Apostolo Giovanni ci sta dicendo invece di dare forma alle parole, di dare corpo alle parole, di avvicinarci all'altro per fargli percepire il nostro amore, se ce n'è. È chiaro che poi quando non ce n'è, finito un appuntamento, non vediamo l'ora di andarcene via, oppure durante il parlare stesso del nostro interlocutore, magari dovremmo essere già da un'altra parte, non continuare a sentire quelle cose che ci appesantiscono, quando invece potremmo essere persone che si fanno capaci di alleggerire il peso altrui. E quindi alla conclusione di tutte queste considerazioni, l'invito è quello di Giovanni, ovviamente. Sarebbero molte altre cose che io potrei qui condividere con voi, ma quello che è fondamentale è che la vicinanza sia non soltanto spirituale, ma anche fisica, o per converso non soltanto fisica, ma anche spirituale. Ci sono talvolta più distanze tra le persone all'interno di una chiesa di quante non ce ne possano essere tra chi abita in Campania e chi abita in Sicilia, ad esempio, o altrove. E allora, cari che siete all'ascolto, facciamo sì che davvero non ci atteniamo a un formalismo religioso fatto di parole, belle parole, buoni incoraggiamenti, ma che siano poi effettivamente vissuti in una realtà che non sia estemporanea, occasionale, ma che possa essere più diretta, più sensibile ai bisogni di chi conosciamo, e ognuno ne ha di esigenze, di bisogno, ma ognuno ha anche capacità di intervenire, di soccorrere, di aiutare. Non ci esimiamo né dall'uno né dall'altro, né quando qualcuno magari ci dice se può esserci di aiuto, non facciamo più la leva d'orgoglio e diciamo che non abbiamo bisogno di nessun aiuto perché magari in passato da quella stessa persona siamo stati feriti. E al tempo stesso, per la medesima ragione, se vediamo qualcuno che ci ha ferito in passato, non ci esimiamo dal dire posso fare qualcosa per te. Posso non solo pregare certamente per te, ma posso magari fare altro. Non ci esimiamo dal farlo perché qui la parola di quest'oggi ci sta parlando di andare oltre quello che è scritto, di
non nel senso che quello che è scritto non vada considerato, ma dovremmo essere tutti quanti più sensibili alla voce dello spirito, affinché laddove non riusciamo con la nostra intelligenza, con i nostri sensi, a percepire quello che andrebbe percepito, ecco che lo spirito ci soccorre e ci fa veramente essere efficaci nell'approcciarci al nostro prossimo e far sì, come Giovanni ci dice, che la gioia sia piena e completa. Con questo augurio vi lascio e vi ringrazio per l'attenzione. Il Signore ci benedica. Amen.